Oggi prepareremo un cocktail da un forte tenore alcolico, un cocktail molto dolce, che è una caratteristica che lo rende perfetto per un dessert, quindi da accompagnare un dessert. E un'altra anche particolarità è che è un cocktail molto amato dalle donne. Quindi stiamo parlando del White Russian. Questo cocktail come ingredienti ha la vodka e il liquore al caffè. Io per l'occasione ho scelto il Borghetti perché non ho trovato il Kahlua, ma se avete il Kahlua, ovviamente usate quello perché nasce col Kahlua, quindi è giusto anche utilizzare il Kahlua. E un'altra cosa che lo rende white, quindi quella nota bianca, lo dà la crema di latte, o se non riuscite a trovarla, la panna da dolce va benissimo. Quindi, dopo la sigla si inizia. E il bicchiere che andremo poi ad utilizzare sarà un old fashion o un tumbler basso. Quindi prendiamo questo bicchiere e per prima cosa andremo a raffreddarlo. Quindi mettiamo il ghiaccio e con l'aiuto del bar spoon andiamo a raffreddare il nostro bicchiere. Una volta raffreddato il bicchiere andiamo a mettere il ghiaccio nuovo che ho. Quindi metteremo una sfera di ghiaccio e un piccolo teschietto. Eccolo qua. Ok. Fatto ciò andiamo a vedere gli ingredienti. Quindi metteremo 50 ml di vodka, che sarà la nostra base alcolica. Dopo metteremo 30 ml invece di liquore al caffè. E andiamo ad mescolare gli ingredienti. Ok. Fatto ciò, andiamo a prendere lo shaker, quindi mettiamo da parte un attimo il nostro bicchiere. Prendiamo lo shaker, lo apriamo e all'interno metteremo due o tre cubetti di ghiaccio. Poi prenderemo la nostra crema di latte o panna per dolci, quello che trovate va bene, e ne metteremo 20 ml. Ora lo andiamo a chiudere e andiamo a shakerare energicamente per 10 secondi, però molto molto forte. Ok, dopo aver shakerato con molta energia, lo andiamo ad aprire. Prendiamo il nostro bicchiere, il nostro strainer. E voilà! Ecco a voi il White Russian. Ovviamente come garnish non si fa niente, per vederlo così già. Però se volete ci potete aggiungere, non lo so, una sporgata di cacao, per esempio, 3 chicchi di caffè magari sopra. A buona scelta. Il fiatone. Ho iniziato per l'energia shakerata, ma andiamo avanti. Allora, vediamo un po' come nasce questo cocktail. Quindi ci troviamo negli anni 40 dello scorso secolo e questa qui è una variante del Black Russian. Un video che ho portato già nel canale, magari vi lascio il link per accederci. Questo cocktail in Russia viene consumato soprattutto dai turisti, perché spesso i turisti quando vanno in Russia non se la sentono di bere la vodka schietta come loro tradizione e quindi loro servono questa variante. Inoltre, un'altra storia dice che questo cocktail, che appunto significa bianco russo, veniva consumato in onore dei gruppi
Filobussi che parteciparono alla rivoluzione dell'ottobre del 1917 proprio contro i comunisti rossi, che ovviamente stavano in Russia in quel periodo. Ma oltre alla sua storia è stato anche un noto protagonista nel cinema. Infatti lo incontriamo nel film Il Grande Lebowski, dove Drugo, il personaggio principale, amava sorseggiare questo porter. Ma non lo vediamo solo qui in questo film, e lo troviamo anche in Catwoman, consumato dalla bellissima Halle Berry nel film. Dunque, ora abbiamo visto la storia di questo cocktail e direi di andare a vedere invece la mia variante gourmet. Mettiamo da parte il nostro cocktail e iniziamo. Bicchiere di servizio sempre old fashion o tumbler basso, andiamo a raffreddarlo. Una volta raffreddato il nostro bicchiere andremo anche qui a mettere una sfera di ghiaccio e un bel teschio. Eccolo qui. Quindi andiamo a vedere i ingredienti. 50 ml di vodka, 15 ml di liquore al cioccolato, ok, e 15 ml di caffè espresso già raffreddato in precedenza. Ovviamente lo potete raffreddare mettendo il ghiaccio all'interno oppure nel frigorifero. Io vi consiglio sempre di ghiacciarlo, cioè di raffreddarlo nel frigorifero. Di caffè metteremo 15 ml. Ok, fatto ciò gli diamo una bella mescolatina per unire tutti gli ingredienti col bastone. Ok, fatto ciò, anche questo lo mettiamo da parte, prendiamo il nostro shaker e ci mettiamo all'interno. 2 cubetti di ghiaccio e 20 ml di crema di latte o panna per dolci. Dobbiamo trovare la crema di latte. Mettiamo tutto dentro, chiudiamo il nostro shaker e anche qui agitiamo per 10 secondi alla massima potenza, dove deve scoppiare il nostro shaker. Andiamo. Ok, dopo aver fatto questa energica shakerata andiamo ad aprire il nostro shaker, mettiamo lo strainer, prendiamo il nostro bicchiere e andiamo a versare il contenuto al suo interno. Ed ecco qui, la mia variante è pronta e la voglio denominare cappuccio Russian, perché ovviamente c'è questo po' di caffè, insomma ricordo un po' il cappuccino. Dunque, queste qui sono le mie creazioni, quindi Black Russian è la mia versione cappuccio Russian, e ora non ci resta che chiamare la nostra bellissima Debbie che viene ad assaggiare questi cocktail. Io intanto vi riprendo dal fiume perché veramente shakerare la crema di latte è distruttivo. Bene, ciao Debbie! Un attimo, svegliti. Sì. Schifo. Pensamente. Dunque, scherzi a parte, andiamo a vedere cosa ti servo oggi. Allora, questo qui è un bellissimo White Russian. Prego. L'altra volta ho visto il video. Prego, vada. Assaggio. No, l'altra volta ho visto il video e ti avevo preferito la versione mia del Brown Russian. Ora oggi vediamo. Quindi, Black Russian è il cappuccio Russian, la mia bellissima creazione. Oh.
e il caffè e la vodka messi insieme alla panna, alla panna di latte. Invece qui si sta impregnando il baffo di crema di latte. Adesso i meme sì. Prima in camera abbiamo fatto un'osservazione. Si sta sciogliendo la crema, sta colando. Sì, effettivamente il bello di questo drink è che proprio la crema inizia a scendere giù. Come se fosse la mia che scende giù. Sì. Molto carino, soprattutto come cocktail invernale ci sta molto. Perché c'è questa crema che scende, eccetera, eccetera. Comunque, detto ciò, come sempre vi dico che se il video vi piace mettete un bel pollice in su. Niente, il tavolo rimane qui. Beh, detto ciò, mettete un bel pollice in su se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto e attivate la campanella per essere sempre aggiornati con i nuovi video. Inoltre vi ricordo di condividere questo video con tutti i vostri amici, parenti, cugini, nipoti, chi ha più ne metta. E niente, inoltre in descrizione vi lascio i miei link Instagram, Facebook e TikTok e i suoi link e social. Sì. E niente, detto ciò non ci resta altro che salutarvi e augurarvi una buona visione. Ciao!